busta paga, voto di scambio. Beppe Grillo rilancia i suoi attacchi al Premier e al Governo e dall'ex discarica di Malagrotta a Roma il leader del Movimento 5 Stelle ribadisce di voler dare battaglia in Europa per abolire il Fiscal Compact. Monica Giandotti. Sono andati lì davanti a Angela e siamo andati lì a fare cosa? A confermare esattamente tutto quello che ci è stato imposto, il trattato, il Fiscal Compact. Ora, ti sembra normale che abbiamo firmato un trattato che ci mette in condizione di tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni? Ma non si può firmare un cappio per 20 anni di un taglio di 50 miliardi all'anno? Scusate, ma io sono di Genova, due conti li faccio. Show in piena regola alla maniera di Grillo, quello di ieri a Malagrotta, quartiere romano della discarica più grande d'Europa. L'occasione l'ha fornita l'appuntamento previsto tra cittadinanza e eletti 5 Stelle per parlare del sito chiuso qualche mese fa in seguito alle inchieste della magistratura e oggi a rischio di apertura. Il leader di rientro dall'appuntamento napoletano del suo Te la do io l'Europa si è presentato all'indomani della pubblicazione delle liste dei candidati 5 Stelle per le europee di maggio. Questa multa di 250.000 euro nel caso in cui un eletto non rispetti, diciamo, le regole di questo non statuto. È un deterrente. È un deterrente, io sono per il vincolo di mandato da inserire, da cambiare la Costituzione in quel senso. Ma dall'Europa hanno fatto sapere che non va bene però. No, dall'Europa fanno sapere quello che vogliono, non ci interessa, sono regole nostre. Davanti ai giornalisti il capo dei 5 Stelle non si è risparmiato, il piano delle riforme di Renzi è una menzogna, dice gli 80 euro in busta paga, solo un voto di scambio, la legge sull'abolizione delle province, un bluff. Perché permettete alla gente di dire in cose in televisione che sono menzogne? Basta andarsi a leggere la legge sulle province, non c'è nessuna abolizione delle province. Nonostante le polemiche sulle votazioni online dei candidati, un blackout del sito per mezza giornata e nessuna certificazione dei voti, Grillo rivendica l'unicità delle procedure. Noi li votiamo, ha detto, non li nominiamo. Sono sconosciuti, gli ribattono e lui risponde così. Chi li conosce? Sono veramente persone sconosciute alle procure, a differenza dei loro candidati nominati, conosciutissimi dalle procure. 73 candidati in tutto, la metà sono donne, 5 giorni di votazioni per 2 turni di voto. In tutto hanno votato 33.000 persone. Mi dice quanti voti ha preso lei? 1.880. 1.880 è stato il più votato? In Italia.